Ciao ragazzi, oggi andiamo a mettere insieme un po' delle cose che abbiamo imparato nei video precedenti del videocorso HTML CSS. Ne approfitto perché volevo dare una rimpastata al mio tema WordPress che, obiettivamente, avendo già un tot di anni, inevitabilmente ha comunque del codice abbastanza sporco e ridondante, un po' da mettere a posto. Quindi volevo cominciare a pianificare un po' una base di reset e oggi vi risparmio anche la mia faccia, così faccio un video un po' più lungo senza tante rotture di balle e vediamo un attimino cosa riusciamo a fare e non riusciamo a fare. Allora, mi sono preparato una cartella test sito, mi sono preparato una cartella con l'immagine d'esempio, la favicon e il logo, che così siamo già a posto con questi, e adesso inizio a crearmi un po' la strutturina usando un po' di cose che abbiamo visto durante il percorso che abbiamo fatto insieme nei mesi precedenti. Allora, io direi che intanto vi lancio la sigla. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se avete piacere di continuare a supportarmi e seguire i miei video, e vi ricordo che potete sempre usufruire del mio codice sconto. Vi lascio tutte le dinamiche in descrizione. Se volete partecipare a uno dei miei corsi, dei nostri corsi di Veneto Formazione in aula e in streaming, ricordatevi quindi sempre di far presente al commerciale per un appuntamento senza impegno, una consulenza senza impegno, che arrivate dal canale e che volete usufruire dello sconto. Sigla! Benissimo, allora andiamo per ordine. Qua iniziamo e costruiamo una index.html. Farò un sacco di errori in questo video, ve lo dico già, ma non correggerò niente. Vi lascio proprio, lavoriamo in santa pace. Mi creo il foglio di stile che lascio in root principale, perché WordPress poi lo vuole in root principale, quindi è inutile che lo tiro fuori inevitabilmente. Andiamo via qui e teniamo un buon ritmo. HTML:// tab e salviamo. Poi andiamo a scrivere home all'interno della struttura. Ci mette sempre un po' a salvare appena aperto Atom Sensei. Cazzo, lo chiamiamo S3. Vediamo, dai. Ok, poi facciamo collegamento al foglio di stile. Foglio di stile che è style.css e salviamo. Collegamento alla favicon che si trova dentro la cartella img e si chiama ovviamente favicon. png e salviamo. Ok, fin qua ce l'abbiamo. Mi serve altro? No, direi di no. Ok, allora lancio l'anteprima, vediamo, e dovremmo esserci abbastanza, quindi direi ok, a posto. Benissimo, poi torniamo di qua e andiamo a preparare due o tre cazzate nel foglio di stile. Allora, cazzata numero 1, andiamo a azzerare il box model, padding 0, box sizing, border box, default, perfetto. Poi andiamo a richiamare il nostro bel body e gli diciamo di avere, vabbè, colore di sfondo non mi interessa. Font family, mettiamo il Montserrat, che comunque ce l'ho presente nel computer, ma poi andrà caricato in maniera corretta. Quindi anche questo ce l'abbiamo. Poi andrei a mettere gli img, andiamo a definirle max width 100%, height auto, così le rendiamo già responsive, e poi mi creo un po' di asset, vediamo un po'. Allora, potremmo fare direttamente, vediamo un po'. Beh, intanto mi metto un divider piccolino che mi può sempre tornare utile con un padding di 20 pixel 0, poi mi metto uno spacer un po' più ampio, facciamo un padding di 70 pixel spazio 0. Ok, e ce l'abbiamo. Cos'altro mi serve? Beh, niente per il momento. Ok, poi dovrò fare i table of content, tutte quelle robe lì, insomma, ce n'è finché vogliamo. Allora, vediamo la parte iniziale. Partiamo da qua e iniziamo. Marcatore header. All'interno di header, ah sì, ok, mi preparo un container che male non fa, me lo metto qui. Punto container. E andiamo a definire una larghezza di 1160 pixel, margin 0, spazio auto, così lo centriamo e fine del problema. Quindi qui andiamo ad inserire questo. Adesso qua ci metto il container. Oh, sono capace di scrivere container. Container, ok, va benissimo. Lasciamo un commentino. Container. Ok, dentro qua mettiamo facciamo il nav, dentro il nav marcatore A, che rappresenta ovviamente la mia home page, title, anche no, allora toc, sensei S3, va bene, e poi qua andiamo a caricare l'img
logo, quindi facciamo img slash logo.png, che sarà assolutamente enorme. Sensei S3, ok, va benissimo. E poi dobbiamo mettere with height. Allora, vediamo un attimo intanto cosa sta succedendo. Ok, questo ce l'abbiamo, che con lo sfondo così poi non si vede veramente un cacchio. Quindi andiamo di qua e iniziamo a gestire header. Ok, benissimo. E a header gli diciamo di essere largo il 100%, perché poi lo devo mettere in position. Non gli diamo un'altezza, ma gli diamo un padding di una ventina di pixel solo sopra e sotto. Poi vediamo se sarà il caso, facciamo anche meno. Ok, e poi gli diamo un colore provvisorio intanto, così vediamo cosa stiamo facendo. 000. Nero, via, fuori dalle balle. Ok, allora il logo è ovviamente enorme. Vediamo un po' quanto grande è il logo. Vediamo di farlo un po' più piccolo: 280, 140. Ok, quindi intanto gli metto la larghezza per forzarlo. Quindi width 140, e poi metterò anche light dopo, intanto non mi interessa. Ok, e lo piazziamo così. Benissimo. Poi menu di navigazione lo teniamo sempre dentro il marcatore A, facciamo il nostro ul.menu, e poi andiamo a definire una li con all'interno un marcatore A, e poi andiamo a definire che questo è il link della home. Pertanto qui facciamo un class current trattino menu trattino item. Cosa c'hanno oggi i suggerimenti, Dio buono? Allora, current-menu-item. Ok, poi andiamo a copiarci. No, ce ne facciamo un altro direttamente, senza rotture di palle. A. Ok, e poi facciamo una piccola serie di link, che poi andremo a vedere come gestire 1, 2, 3, 4. 4, va bene, sì, 5 in tutto, dai. Ok, più che sufficiente. Andiamo a ricaricare la pagina e vediamo. Ok, perfetto, tutto da programma. Benissimo. Allora, foglio di stile, andiamo a richiamare intanto la menu e andiamo a togliere i pallini dalla lista. Dopodiché andiamo a prendere il nostro nav e lo mettiamo in display flex, così intanto gli elementi si allineano. Vediamo, ok, perfetto. Dopodiché gli diciamo justify content e gli diciamo space between, così vanno uno di qua e uno di là. Perfetto. E poi andiamo a prendere la line items e diciamo center, così si allineano queste belle liste con il nostro. Ok, fantastico, con il nostro logo. Bene, poi cosa dobbiamo fare? Vediamo un po'. Questo è a posto, potremmo mettere in display in line menu li, e andiamo a mettere queste in display. Facciamo in line block, perché poi mi servirà a fare un pulsantino tipo. Vediamo, ok, sono perfettamente allineati. E poi andiamo a dirgli di avere un font size di 14 pixel, un text transform uppercase, e va benissimo. E poi li allarghiamo un po' verso, li facciamo rientrare un attimino a destra, facciamo una trentina di pixel di margin left, così che spingano tra loro. Eccoli qua, perfetto, direi ottimo. Molto bene, adesso marcatore A, punto menu A. Allora, text decoration none. Colore andiamo a mettere bianco, poi magari facciamo le variabili, che così ci metto meno. E poi mettiamo una transizione transition.3s, e va bene. E poi gli diciamo che il punto menu a vi due punti over virgola il punto current trattino menu trattino item devono avere, anzi a, giustamente, perché deve essere link, li facciamo del colore 39F, e ce l'abbiamo. Vediamo un po' se è vero. Ok, quella rimane così, e questi funzionano perfettamente così. Ok, e col menu di navigazione e con la struttura qua ce l'abbiamo fatta. Dovrebbero essere anche abbastanza allineati tra di loro. Ah, meno, giustamente il contenitore non è flessibile, quindi non posso verificare. Vediamo se faccio così. No, assolutamente no, perché c'è il contenitore da gestire. Ok, perfetto. Adesso passiamo di qua.
Andiamo sotto l'header e sotto l'header ci creiamo il div per la Hello Section, lo chiamo div.main. Ok, e non ci faccio un cacchio per il momento, lo lasciamo lì. Quindi vado di qua e iniziamo a crearci il main, inteso appunto come sezione dell'above the fold, dove punto main avrà allora una larghezza 100% e un'altezza che faremo in viewport, che così mi occupa tutto lo spazio disponibile. Dopodiché background, allora URL, andiamo a caricare l'immaginina example, che è questa qui, molto bene. Poi andiamo a dirgli no repeat, center, center, scroll, e va bene. E poi gli diamo un background size con valore cover e salviamo. Molto bene, vediamo un po'. Eccola qui la nostra immaginona, che ovviamente viene occupata da quello che era il nostro menu. Quindi il nostro bel header diventa un position fixed, così scrolla, top 0, left 0, z index 99.998, perché sennò poi mi viene sopra la top bar di WordPress. Quindi tu sei a posto, l'immagine torna su, ok, perfetto. Possiamo anche tirare via sto colore qua e possiamo andare ad inserire il linear gradient. Vediamo un attimo perché maiuscolo pirla. Allora, toc toc, background image, e andiamo a definire il linear gradient. Gli faccio un RGBA 0,0,0,0,7, se non ricordo male, virgola RGBI, questo qua lo facciamo uguale, 0,0,0,0,7. Bene, questo è il codice che mi serve, del resto non me ne faccio niente perché lo vado a piazzare direttamente qui, lo caccio qua, ci metto la virgola e dovrebbe prendermelo senza nessun problema. E ecco qua che ce l'abbiamo, la nostra struttura iniziale. Ok, prima di fare la parte al centro, però vado a strutturarmi un attimino il corpo centrale. Quindi metto un main. Per il momento ci metto dentro solo il container. Ok, gli end container me li faccio sempre, questo poi non ci capisco più un cacchio. Quindi end container. Bene, e questo è a posto. E poi andiamo a definire il footerone, dove alla stessa maniera vado ad inserire un bel container. Ok, eccolo qua. E fin qua ce l'abbiamo. No, torna qui. Tu, qui, qui, qui. Ok, perfetto. Allora, mantenendo sempre il discorso delle pagine, vado nel foglio di stile e mi setto la sezione per le page. Page. Ok, e intanto dico al main di avere un min height di 768 pixel, facciamo così mi crea un po' di barra di scorrimento e un'altezza minima di sicurezza. Eccolo qua, perfetto, molto bene. E poi, qui invece andiamo a gestire il footerone, che però sì, footer, ok. E poi andiamo a prendere il footer e gli diciamo width 100%, ok, gli diamo un padding di, facciamo, no, che cazzo è sta roba, padding di 70 pixel 0, ok, e poi gli diamo quello di background 222 e dovremmo avere anche questo fatto sotto, vediamo un po', eccolo qua, perfetto direi. E poi c'è solamente da sistemare il resto. Benissimo. Allora, all'interno della index cosa ci mettiamo? Ci mettiamo qua. Allora, vediamo un po', qua dovrei avere un contenitore, però poi mi serve un altro div, quindi qua facciamo un altro bel container, vediamo, l'ho già copiato, sì, perfetto. Container, allora mettiamo un, facciamo un punto .iro, tipo, che mi servirà in flex per fare gli allineamenti. E qua andiamo a mettere un H1 con scritto rest, anzi no, sensei S3, tema per WordPress, facciamo gli sboroni per WordPress 6. Ok, benissimo. Qua facciamo un paragrafo e mettiamo un po' di lorem, non troppo, questo qua è troppissimo, quindi vediamo cosa esce. Paragrafino, ok,
vediamo un po', e si piazza là sopra, perfetto, ottimo. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi mi preparo un altro asset. Vediamo, torniamo su qua, body container, mi faccio un punto center, ok, e dico tac, text align center, così se torno di qua e alla hero ci metto la classe center, mi mette già tutto al centro senza rotture di maroni, eccolo qui, perfetto. Allora, poi metto un divider, così creo un po' di spaziatura che mi sta benissimo, e poi vado a fare una call to action, quindi facciamo una punto button, ok, class button, e qua ci mettiamo la scritta call to action. Perfetto, vediamo un po', allora, perfetto, e lì abbiamo il link. Ok, fin qua ce l'abbiamo, molto bene. Poi andiamo a prendere da sta parte, torniamo di qua al foglio di stile e ricominciamo a gestire. Allora, siamo nel main, questo qui è fatto. Allora, abbiamo il div che si chiama appunto hero, se non ricordo male, e gli diamo il display flex, e va benissimo. Quindi già facendo così con display flex, in teoria non cambia un cacchio, no, mi mette uno a fianco all'altro, giustamente. Poi diciamo, flex direction column, mettimeli in colonna, e va bene. E vanno di nuovo uno sotto l'altro, e poi gli diciamo che il justify content deve essere il center, e quindi dovrebbe centrarmeli meravigliosamente da nessuna parte, bravissimo. Align items center, vediamo un po' così, non si muovono, perché non si muovono, perché non sono fili diretti, sì che sono fili diretti, perché non si muovono questi qua, ah no, che coglione, c'hai anche ragione, perché devi avere un'altezza giustamente minima, se no non le faccio un cazzo, sei già ovviamente al top di quello che dovevi essere, quindi altezza 100 VH, viewport anche per te, perché sono giustamente pulito, cosa devi fare, è già grande quanto lo spazio disponibile. E ce l'abbiamo, ok, quindi questo mi occupa tutto lo spazio. Adesso, giusto per casistica vuole, andiamo a metterci un colorino appena appena accennato, che non rompa tanto le balle, è un po' fare un verdino spastico come questo, sì, ok, dai. E andiamo a vedere come esce, eccola qua, questa è la nostra struttura, quindi direi che ce l'abbiamo benissimo. Allora, andiamo, poi potremmo cominciare a crearci un po' di tipografia per la page, che però non è qui perché stiamo lavorando sulla hero, quindi andiamo qua. Allora diciamo punto hero h1 ttu, poi facciamo font size, e diciamo di essere, che ne so, 40 60 pixel, via, grandissimo, vediamo, non ne ho la più pallida idea, vediamo un po', tic tac, bah sì, forse un po' impegnativo, facciamo 48, vediamo, già meglio. Allora, colore ovviamente bianco, fuori dalle balle anche questo, e andiamo ad inserire questo qui, ok, ma direi che il colore spastichetto qua lo possiamo anche già tirare via, perché comunque non mi serve a una mazza, ok, ce l'abbiamo. CSS3 per WordPress 6, benissimo. Allora, diamo un po' di padding a questo, gli facciamo un padding di 15 pixel 0, che così mi stacca un pochettino, vediamo un po', ok, perfetto. E poi andiamo a gestire il paragrafo hero p, vediamo un po', metto questo e gli diciamo vabbè, è un paragrafo nella hero section, possiamo mettergli anche questo text transform per case, font size lo facciamo, vediamo un po', 18, vediamo se non è troppo, che non mi dà fastidio, di colore bianco, ok, vediamo un po', mi infastidisce? No dai, neanche più di tanto, vediamo se possiamo fare un font weight a 300, ma non sono sicuro, devo vedere se mi garba, sì, mi garba, ok. E poi andiamo a gestire la call to action, quindi la call to action, i bottoni sono riciclabili, quindi li mettiamo qua, andiamo a fare i button. Ora vediamo un attimino come fa sto bottone. Allora, intanto dobbiamo richiamare il punto button, e vabbè, e fin là ce l'abbiamo. Allora, cos'è questa roba? Cosa stai facendo? Ok, allora qui e vado qua. Ok, allora intanto display inline block, altrimenti non mi piglia le misure. Poi padding, vediamo un po', facciamo 18
pixel, 30 pixel, vediamo cosa mi trovo una schifezza, e vediamo il border di colore, come l'avevo fatto? 39F, forse pixel solid, 39F, vediamo un po' se è vera sta cosa, sì, direi di sì, ce l'abbiamo, sì dai, anche come dimensione mi sa che ci sta, ok, e poi diamo un transition di 0.3S, bene, cos'altro devo dirgli? Ah, ok, allora, text decoration none perché è un link, color bianco perché è un link, ok, poi TTU, ok, dovrebbe essere di 16 pixel, forse un po' grandino viene, infatti mi infastidisce, e quindi facciamo un font size di 18 pixel e potremmo fare un grassettino, no, perché 18 coglione, 14, ok, via, tic tac, tic tac, tic tac, ok, perfetto, manina ce l'abbiamo, il bottone è fatto, ok, molto bene, allora, transition l'ho messo, sì, ok, quindi facciamo il punto button, due punti over, perché è il link diretto sulla classe button, e gli diciamo, cosa? Beh, cambiamo colore intanto, dai, facciamo background 39F, sì, lo facciamo diventare scuro, tanto il testo rimane comunque bianco, poi gli metterò un effettino o qualcosa, ok, perfetto, anche qua ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo qua, poi strutturalmente si può andare a gestire tutto direttamente con Gutenberg, quindi non esiste un motivo per cui mi dovrei rompere le balle per fare questa cosa, ok, bene 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 bene, ok, poi vado a prepararmi un po' di tipografia, facciamo una tipografia generale, quindi typography, così mi gestisco tutti i cazzi e mazzi dei testi, allora H1, H2, H3, H4, H5, e H6, anche se non ha molto senso in questo momento qua, ma chi se ne frega, colore li facciamo 22. Lasciamo che abbiano il font di default e poi come dimensione, poi lo andremo a gestire più avanti e questi siamo a posto. No, ci metto pure il P, vediamo, pure il P e pure le label. Che male non fa, se tanto dopo devi gestire i form, e con questo siamo decisamente abbastanza a cavallo, ok, a posto, e poi dovrò andare a gestire altre piccole dinamiche all'interno della struttura, poi volevo prepararmi, vediamo un po', nel footer abbiamo messo il contenitore, volevo andare a piazzarmi delle colonne, quindi potremmo fare col trattino 4, però prima no, prima metto il div footer, ok, e faccio colonne trattino 4 per 3, quindi questo lo metto così e va bene, e ce l'abbiamo, ok, sì, ok, poi andiamo multicursore, come cazzo era qua, così, no, neanche cazzo era il multicursore, madonna, non me lo ricordo mai, ah sì, così, ok, 1 2 e 3, ok, li mandiamo a capo e questi qua poi li andiamo a gestire e poi andiamo di qua e andiamo a preparare il grid system, allora mettiamo il grid system, boh, dopo la tipografia, prima la tipografia, no, la mettiamo qua, tic, allora, grid system, ok, questo è fatto, intanto prepariamo la prima colonna, quella che mi serve, tanto usiamo solamente il codice che ci serve, che cazzo me ne frega, quindi questo qua sono, volevo fare tre colonne, quindi questo qua sarà largo il 33% periodico, quindi 33.33333, ok, e siamo a posto, però adesso giusto per vedere come si comportano li vado a dare un po' di padding sui quattro lati, tanto è col box sizing, e poi gli metto anche un bordino, così vediamo come si comportano, border un pixel solid, facciamo di colore bianco intanto, così vediamo come si comportano ste maledette, allora non vanno una a fianco all'altra per ovvi motivi, però sono esattamente dove devono essere, bravissime ragazze, allora qui ce l'abbiamo, allora dove cazzo sta il footer? Qua sotto, footer, allora il punto footer gli andiamo a dire che deve essere un display flex e va benissimo, dopodiché gli diciamo di avere un justify content con il solito space between, meraviglioso, e ce l'abbiamo, e quindi le tre colonne dovrebbero andare meravigliosamente una a fianco all'altra a riempire tutto lo spazio disponibile, ok, benissimo, volevo prepararmi velocemente anche un button inverse,
da mettere qui dentro e poi direi che per il momento abbiamo finito. Allora, vediamo un po', vado di qua. Entro dentro il container qua, ci prepariamo sto pulsantino. Anzi, facciamo anche una cosa, siccome c'è lo spacer qua, a questo qua. Madonna, cosa c'ha Atom oggi con i suggerimenti? Cristo. Class spacer, così mi crea un po' di spazio. E andiamo a creare un marcatore che chiameremo punto button punto inverse. Ok, e ci mettiamo la scritta read more, che comunque dovrebbe già apparire. Ok, col pezzettone bianco, vedete? Ok, perfetto, così abbiamo anche i due bottoni alternati. Quindi vediamo un po', dov'era bottone, 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 eccolo qua, button, ok, button, che è in dialetto, cazzo. Button, punto inverse, al punto inverse gli diciamo che il bordo me lo fa blu, mi può stare anche bene, sì, boh. Ci stava il bottone, ma sì che ci sta. Allora, bene, poi però gli diciamo che il colore di questo qua deve essere il 222 e non il bianco, perché sennò si vede un cazzo. Vediamo se è vero. Ok, perfetto, bene. E quando ci andiamo sopra, gli facciamo cosa? Boh, una mazza gli facciamo. Punto inverse. Due punti over, tanto tutte le dinamiche le ha già ereditate, gli facciamo solamente il colore, lo riportiamo bianco intanto, poi vedremo come gestirlo eventualmente, o se farlo diventare scuro, che cazzo, non so, voglio vedere, tac, ok, perfetto, questo è a posto, e questo è a posto. Ok ragazzi, cioè questo è quanto, insomma avete visto come abbiamo messo sul piatto tutte le dinamiche che abbiamo creato all'interno del nostro bel video corso HTML CSS mettendo insieme cocci di qua. Vi ho fatto vedere anche più o meno com'è la velocità con cui lavoro io di solito per mettere insieme i cocci. C'è tantissimo lavoro da fare ovviamente, adesso vediamo se c'ho voglia, magari lo sistemiamo nei prossimi episodi, anche se adesso vorrei spaziare un po' perché di fare corsi che hanno un tot di lezioni inizio fine, sono un po' stanchino in questo periodo qua, quindi vorrei fare delle lezioni separate dove possiamo andare a gestire novità, argomenti, usciranno anche i nuovi WordPress, insomma ce ne sono tante cose da fare e quindi vediamo un attimino. A prescindere da tutto, io vi ringrazio per avermi seguito in questo episodio, tra virgolette, extra di montaggio e ristrutturazione e se non avete capito niente di quello che abbiamo fatto, ovviamente andate a rivedere il mio video corso di HTML e CSS dove alla fin fine tutto quello che abbiamo messo qui lo abbiamo visto nelle singole lezioni, abbiamo cercato di dargli un senso e una logica, ok? Io come sempre vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima. See you next time.